se parlassi le lingue degli uomini, se parlassi le lingue degli angeli, ma non avresti amore, se riuscissi a conoscere tutto, se riuscissi a fare i miracoli, ma non avresti amore. È terminata domenica 30 luglio la 43esima tendopoli del Santuario di San Gabriele, che ha visto l'arrivo ad Isola del Gran Sasso di giovani provenienti da tutta Italia. Un programma folto durato 3 giorni che ha permesso ai ragazzi di entrare appieno nel mondo religioso e di comunità. Il tema di questa edizione è sintetizzato nello slogan Spiccare il volo, un invito ai giovani di uscire per volare, per sognare. Messaggio rimarcato anche dal fondatore della tendopoli, padre Francesco Cordeschi. Benedico il Signore, perché dopo la pandemia non pensavamo di poter ripartire con tanto entusiasmo. A riprova che le cose non le facciamo noi, le porta avanti il Signore, le cose di Dio vanno avanti da Dio, Dio le porta. 43 anni, come non stupirsi e come non dire grazie a Dio che nonostante i nostri limiti, gli inciampi del cammino sia stato sempre vicino a noi. San Gabriele ci passa avanti. Voi dovete sapere tutti che noi abbiamo la tendopoli in Venezuela, in Colombia, in Argentina, cioè dove non siamo stati noi, San Gabriele ci è passato avanti, è andato avanti prima di noi e ha fatto lui delle cose belle. Quindi la tendopoli si è diffusa perché San Gabriele è passato prima di noi ed è lui che porta avanti la tendopoli, è lui, è la forza, il fascio di questo giovane, perché i giovani vanno cercando dei modelli per potersi seguirli. Ed è difficile, vedete, perché oggi i modelli che vengono proposti sono i calciatori, le attrici, i cantanti, e cercare di rompere questa mentalità è il compito proprio della tendopoli, che li abituiamo alla precarietà, alla tenda, all'essenziale, quando vivo in un mondo che ti dà tutto. Questa è la cosa bella, la catarsi che speriamo, tentiamo di fare con la tendopoli. Annulla l'amore, un programma importante, quello dei 3 giorni, che ha messo in collegamento la vita religiosa con il divertimento e la cultura, per far sì che l'esperienza della tendopoli rimanga dentro ognuno dei ragazzi. Sì, è stato bello. Io incominciamo con il concerto di Povia. Si può discutere quello che si vuole, ma Povia è riuscito ad arrivare ai ragazzi il concetto, le cose essenziali di cui lui è convinto, che porta. Quindi questa certa contestazione a una cultura consumistica, è ora di dirlo, cioè una delle frasi che mi è rimasta impressa, lui l'ha detto con forza, ragazzi è meglio che voi camminiate e cadete che non camminare per non cadere, non vi adeguate alla mentalità che vi narcotizza con le droghe, roba che dico sempre io, e questo qui Povi è stato eccezionale in questo. Poi ieri a Ceti il professore ha fatto 2 conferenze stupende, sia ai ragazzi più giovani, sia alle famiglie, ed è stata una cosa meravigliosa. Bello, ringraziamo il Signore. E oggi abbiamo, ieri sera poi, la Via Crucis, molto bella, suggestiva, creata dai ragazzi in un modo affascinante. E quindi oggi siamo qui, il provinciale è già arrivato, sta a celebrare l'Eucaristia con noi. Benediciamo il Signore. Sono contento di essere qui, l'occasione in fondo è di essere qui in veste di superiore provinciale, in passato lo sono stato come tendopolista, insomma questa iniziativa che è nata qui molti anni fa continua, e quindi già questa è una bella occasione di speranza, e cambiano forse le modalità, anche i volti, ma certamente l'ispirazione e i principi sono gli stessi. Io non sono abruzzese, però noi viviamo qui, i nostri confratelli da molto tempo. San Gabriele ha
come dire, ha portato qui la storia, nel senso che la sua presenza qui è proprio significativa, perché lui ha fatto sì che non solo la sua vita fosse qui, ma anche da morto fosse sepolto qui, ma anche poi da risorto in Dio fosse capace di attirare molti pellegrini. E questo volto giovanile di cui la Tendopoli è una parte, certamente dice di come Gabriele è ancora attivo, ancora parla, ancora sa trasmettere la gioia di vivere. L'amore tu posterà, viviamo come in uno specchio. Bravi, voce! Tutti! Tutte le cose passeranno, l'amore resta eterno. L'amore è paziente, l'amore è... Tante sono inoltre le storie che la Tendopoli si porta con sé, sia all'interno dell'evento che successivamente. Allora, io vengo qui da tantissimi anni e quando vengo mi sento tanto a casa, perché io qui ci sono cresciuta, venivo da ragazza, a veramente 15-16 anni ho iniziato questo percorso che poi mi è rimasto nel cuore, chiaramente. Quindi adesso vengo con i miei figli, mi fa piacere vedere quello che loro scoprono e rivivere un po' quello che ho scoperto io. Loro sono un po' più piccoli, però insomma in queste prime esperienze cerco di farli crescere e attingere a questa esperienza quello che ho preso io e la mia crescita, diciamo, e seguire un po' anche il mio percorso qui a San Gabriele. Quindi è un ruolo diverso, non sono più, diciamo, un ragazzo, una ragazza che viene a fare questa esperienza, ma accompagno appunto i miei figli. E è sempre bellissimo, indipendentemente dal ruolo e dalla modalità con cui questa esperienza si vive. È bello perché è accogliente il santuario, si vive l'appartenenza al movimento della Tendopoli, alla famiglia passionista, alla devozione per San Gabriele, e quindi insomma ci vengo sempre tanto volentieri. Beh, il santuario di San Gabriele è veramente un riferimento importantissimo. I tendopolisti sono cresciuti all'ombra di San Gabriele e dei suoi insegnamenti e della traccia che ha segnato, del solco che ha segnato la sua vita, e quindi è difficile pensare a una Tendopoli senza avere San Gabriele e il santuario di San Gabriele come riferimento. Anche per i tendopolisti come per gli abruzzesi il santuario di San Gabriele è un riferimento davvero importante. Purtroppo pochi, nel senso che oggi sentivo tanti che commentavano: siamo quasi alla fine, due giorni, tre, diciamo, sono pochi, però sono anche il tempo giusto per ripartire dopo la pandemia, perché è importante. La pandemia ha segnato un confine tra un prima e un dopo e adesso dobbiamo ripartire, quindi tre giorni vanno bene, ci rimaniamo un po' con la nostalgia e quindi lavoriamo per il prossimo anno. Con Fabio e Alex, i due ragazzi che stanno collaborando alla Tendopoli, alla 43esima Tendopoli qui a San Gabriele, qual è il vostro ruolo e la tua esperienza nella Tendopoli? Allora, quest'anno per la prima volta sto partecipando come Alex al gruppo della Welcome. È stata un'esperienza abbastanza importante e frequento la Tendopoli da circa 5-6 anni ed è veramente una cosa molto bella, conosci nuove persone, ti relazioni, nuovi pareri durante i gruppi, i lavori di gruppo, è un'esperienza da provare, quindi lo consiglio a tutti di partecipare. Vieni qui ormai da qualche anno, per te San Gabriele, la Tendopoli, è un simbolo importante perché tu vieni dalla provincia di Avellino. Esattamente, come dicevo appunto prima, sì, vengo da Avellino in Campania, vengo qui da 5-6 anni ormai, vengo ogni estate e appunto dormo in tenda, perché secondo me la Tendopoli senza la tenda non può essere una Tendopoli, quindi il segno di riconoscimento è appunto per noi la tenda, ed è un'esperienza indimenticabile.
mi trovo abbastanza bene, ho fatto nuove conoscenze, diciamo sempre come ogni anno, però molto più bello. Okay, e mentre Alex ci voleva parlare dell'esperienza della Welcome. Sì, allora da qualche anno sono il responsabile del gruppo Welcome, ci occupiamo dell'accoglienza sia dei tendopolisti, quindi all'arrivo del primo giorno li accompagniamo alle tende, ai dormitori, li facciamo subito sentire come se fossero a casa, poi durante le giornate della tendopoli ci occupiamo dell'accoglienza dei vari relatori e dei sacerdoti. È un servizio che faccio oramai da 10 anni, credo, forse anche più, e lo faccio molto volentieri perché sono legato alla tendopoli da sempre, da quando sono piccolo, e probabilmente sono cresciuto, e per me la settimana di tendopoli è una settimana in cui poter staccare dal mondo esterno, ecco, una settimana dove puoi trovare te stesso, puoi rimanere tu da solo e riflettere sulla tua vita, su come sta andando la tua vita. Quest'anno siamo riusciti a rifarla più lunga. Negli anni scorsi, post Covid, era solo di una giornata, quindi non c'era neanche il tempo di adattarsi alla tendopoli. Quest'anno, col fatto che era di 3 giorni, stiamo tornando alla normalità e la differenza rispetto agli anni scorsi si è sentita. Con Kevin, il pellegrino che frequenta molto il santuario di San Gabriele, che cos'è per te la tendopoli? È un'esperienza formativa ovviamente per i giovani, per capire ogni tema che ogni anno viene detto e promulgato. Quest'anno era il spiccare il volo, perché ci vuole insegnare che la modalità di vita che questo mondo attuale ci presenta non è quello che il cristiano dovrebbe mandare avanti, cioè perché il mondo moderno ci dice: rimani in gabbia perché c'hai tutto a disposizione, c'hai tutto quando e c'è la comodità. Il cristiano è chiamato a uscire da questo mondo perfetto, tra virgolette, e spiccare il volo, cioè affrontare le difficoltà, prendere le decisioni, un lavoro, delusioni e quant'altro. Quello che nella gabbia non si trova. Beh, non è stato un caso che la tendopoli è stata scelta proprio al santo protettore dei giovani, perché il suo esempio, il motto dell'anno viene sempre preso da una parte del suo esempio, cioè spiccare il volo. Noi sappiamo che lui viene da una famiglia benestante, tra virgolette, e lui aveva tutto a disposizione, soldi, fama, tutto, però lui ha scelto di spiccare il volo, tra virgolette, seguendo la volontà di Dio, seguendo quello che Dio voleva per lui, con le sue difficoltà, però siamo ora a parlare di lui grazie a questa decisione che ha preso.